Vediamo insieme gli ingredienti che ci occorrono per preparare il risotto alla zucca, pancetta e panna. Abbiamo bisogno di 1 kg di zucca, 250 g di riso, questo è per risotto, uno scalogno, burro quanto basta, pancetta, 100 ml di panna e grana padana. Iniziamo a bollire la zucca con l'acqua. E a fuoco vivace lascio per qualche minuto. Quando inizia a bollire, allora abbasso la fiamma e metto un coperchio. Nel frattempo in una padella mettiamo un filo di olio e facciamo rosolare dolcemente la cipolla o lo scalogno, in base a quello che avete usato. Quando notiamo che la cipolla inizia a sfrigolare, buttiamo anche la pancetta. Nel frattempo mettiamo pure il riso a cucinare. Per 250 g di riso ci vanno 3 litri di acqua, almeno per questo tipo di riso. Verso dentro, do una mescolata, metto mezzo dado e non tocco più per 20 minuti. Adesso la zucca è pronta. Come vedete l'acqua si è un po' asciugata e come vedete è morbidissima. Adesso la frulliamo, non togliete l'acqua mi raccomando. A questo punto la lasciamo stringere un po', quindi mettiamo il fuoco al minimo. Aggiungiamo pure la panna. E lasciamo stringere. A questo punto aggiungiamo il composto di zucca e panna alla pancetta e la cipolla. E a fuoco dolce lasciamo ristringere il tutto. Ho tolto dalla padella il sughetto di zucca, ho scolato il riso e lo verso qua dentro. Adesso, poco alla volta, aggiungo la quantità giusta di sughetto alla zucca. In questo caso la quantità giusta era tutta. A questo punto possiamo mettere una noce di burro e grattugiamo il parmigiano. Dopodiché amalgamiamo il tutto e lasciamo riposare a fuoco spento per 5-10 minuti. Pollicino in su se questa video ricetta vi è piaciuta, un bacione, al prossimo video.